Portare avanti e diffondere, specialmente tra le nuove generazioni, un messaggio di legalità e contrasto alla mafia. Con questo intento, al Teatro Pollo a Lecce si è svolta la seconda edizione del premio Falcone Borsellino, ideato e organizzato da Alfredo Pagliaro, che vuole premiare lo studente di scienze giuridiche dell'Unisalento più meritevole e quest'anno è stato conferito a Chiara Perrone. Valore aggiunto dalla serata, la rappresentazione, vostro onore, dalla parte del colpevole, scritta dalla giudice Maria Francesca Mariano con la regia di Marco Romano, messa in scena dalla compagnia Temenos Recinti Teatrali. Avviciniamo i ragazzi, avviciniamo tutti, la serata viene fatta proprio ingresso per tutti, quindi dai più piccoli ai più grandi. Il messaggio è sempre lo stesso, dobbiamo portare avanti una delle cose più importanti, la legalità. Noi vogliamo insistere su questo. Prima di tutto ci deve essere legalità in ogni cosa e noi siamo qui anche per testimoniare questo. La criminalità organizzata è un fenomeno culturale, specie quella mafiosa, quindi solo attraverso l'educazione si può scardinare il meccanismo e quello che avviene attraverso il metalinguaggio del teatro, del romanzo, della poesia è sicuramente molto efficace. Il messaggio è quello di essere sempre coraggiosi, pieni di dignità, di non piegare mai la testa, di sapersi indignare davanti al crimine e di saper reagire. La serata è stata organizzata in occasione dell'imminente anniversario della strage di Capaci e ha visto anche un momento di dibattito con esponenti del mondo giuridico e non solo, che hanno anche ricordato le figure dei giudici Falcone e Borsellino e di tutti coloro che ogni giorno sono impegnati a contrastare la mafia e la criminalità. Ci sono tante persone che fortunatamente lo fanno quotidianamente, che dedicano la loro vita alla difesa dei principi della legalità e quei tipi di comportamenti dobbiamo diffondere, dobbiamo far conoscere ai cittadini.